C'è tempo fino al 30 settembre per aderire alla raccolta firme in favore del referendum contro l'autonomia differenziata proposta dal ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli. Con lo strumento di democrazia diretta previsto dalla Costituzione italiana, i cittadini potrebbero abrogare la cosiddetta legge Spacca Italia, che dividerebbe il paese, aumentando le disuguaglianze tra le regioni e scavando un solco profondo soprattutto tra nord e sud. Franco Rolandi, segretario generale organizzativo della CGIL per Abruzzo e Molise, entra nel dettaglio della raccolta firme avviata da sindacati, associazioni e partiti. Il nostro ruolo è soprattutto quello di portare la nostra esperienza che abbiamo acquisito nemmeno qualche giorno fa attraverso l'altro referendum che abbiamo portato a termine per i temi riguardanti il lavoro. Quindi noi, al pari delle altre associazioni, mettiamo a disposizione la nostra esperienza affinché si possa dare un contributo fattivo per raggiungere il quorum di 500.000 firme, perché sono le firme che occorrono per rendere fattibile un referendum, sapendo che poi l'impegno più importante ci sarà presumibilmente il prossimo anno, quando dovranno andare a votare per rendere fattivo il referendum almeno 25 milioni di persone. Dove e quando si vota? Noi sicuramente mettiamo a disposizione le nostre sedi. I cittadini potranno recarsi presso tutte le sedi delle CGIL dislocati su tutto il territorio abruzzese e molisano. Naturalmente l'invito è rivolto anche a coloro che intendono recarsi presso le altre associazioni, presso i tanti partiti che hanno deciso di aderire al comitato regionale. Insomma, le opportunità per poter esprimere il proprio disappunto rispetto a questa legge assolutamente ci sono. Voglio ribadire che a breve sarà disponibile anche una piattaforma digitale, quindi per coloro che non intendessero spostarsi, non volessero raggiungere le sedi delle organizzazioni sindacali, dei partiti, piuttosto che i banchetti che sicuramente verranno allestiti da qui ai prossimi giorni, si potrà votare anche attraverso la piattaforma digitale disponendo di uno SPID. Perché firmare per questo referendum? Perché questo referendum divide il paese e va a penalizzare soprattutto le regioni del Mezzogiorno, regioni come Abruzzo e Molise che soffrono, già adesso soffrono la propria condizione, e sulle tematiche quali ad esempio l'istruzione, quali ad esempio le infrastrutture, i trasporti. Io credo che assolutamente l'introduzione di una autonomia differenziata andrebbe a peggiorare ulteriormente questa situazione.